Stasera io e Beatrice siamo invitati a casa di Marco e Michela per festeggiare una cosa, porto il dolce, però invece di andare in pasticceria a comprare le schifezze pesanti, faccio io una torta della tradizione lombardo, riso, latte e miele al posto dello zucchero, due aromi, torta perfetta. Un litro di latte in una pentola, va bene anche il latte di riso, latte di avena, latte intero, latte scremato, purché sia latte, un litro. Una corteccia di cannella e fuoco medio perché bisogna dargli il tempo al latte di insaporirsi. Vaniglia, vaniglia abbondante, vaniglia in polvere, vaniglia estratto, vaniglia bianca, quella che c'è, abbondante. Nel frattempo preparate teglia da 24 o da 26 con la cerniera o senza, 24 o 26 a secondo se volete la torta più alta o più bassa, questa è una 24 e preparate o la imburrate e ci mettete la farina oppure, meglio ancora, della carta forno la bagnate sotto il rubinetto, la strizzate bene, la lasciate lì 5 minuti che diventa bella morbida. Un litro di latte, 300 g di riso, il latte deve essere tre volte il riso, tre volte abbondante. Il riso da risotto quindi o l'arborio o il carnaroli. Quando il latte sta quasi per bollire, dentro. Bisogna farlo bollire a fuoco lento per circa 15 minuti e ricordatevi che dentro c'è la cannella che dopo dobbiamo tirarla fuori. Mi raccomando, fuoco lento perché bisogna dargli il tempo di cuocere, se no si asciuga subito il latte e vi ritrovate un risotto asciutto. Via dal fuoco, cottura al dente, quando vedete che dopo un quarto d'ora circa si è addensato il riso. Bisogna lasciarlo fuori dal fuoco per circa un quarto d'ora, 20 minuti, che si deve raffreddare un pochino perché dobbiamo metterci le uova, se no se le mettiamo dentro col riso caldo facciamo la carbonara, facciamo la frittata, facciamo la stracciatella, facciamo un disastro. Intanto, visto che accendo già il forno, visti i tempi, la corsa della corrente, 4 zucchine, così tiro fuori la torta e metto dentro le zucchine. Intanto accendete il forno a 180 gradi, che dopo ci servirà. Tralalero, tralala. Passati quei 20 minuti che il riso si è calmato un po', è diventato tipo un risotto, via la candela. 100 g di miele, potete metterne anche 80, potete metterne 120, questo è miele di castagno che è molto aromatico, però si sente, altrimenti usate il millefiori. Una bella grattugiata di scorza di limone edibile, abbondante, bella profumata. Mi sembra un violinista. Gli diamo una bella rugata, come si dice da voi, una bella mischiata. Scrivete nei commenti come si dice da voi mischiare, una bella mischiatina. Ci mettiamo da 2 a 4 uova, a seconda se la volete più morbida o più consistente. Gallina felice, allevata a terra, le mie stanno sul tetto, quindi allevate sul tetto. Ripeto, da 2 a 4 uova, 2 uova se volete una torta che il giorno dopo resti più morbida, 4 se volete che resti più consistente. Andiamo a recuperare la nostra carta forno stropicciata, bagnata, la teglia messa lì per bene. Con il cucchiaio dategli una sestata in maniera di mandare bene vicino ai bordi tutto il riso. Siccome a me gli angolini che escono fuori dalla carta forno dalle teglie è una cosa che odio, li tiro via, però vabbè, voi fate un po' come volete, Mettiamo in forno 170 gradi per 50 minuti barra 60. Se vedete che si colora troppo, a metà cottura gli mettete sopra la carta stagnola. Pronta, giusta giusta con i tempi indicati, senza coprirla, è perfetta, dorata. Un profumo incredibile, torta della tradizione. Non è mica roba che trovi in pasticceria, questa roba qui non la trovi in pasticceria, non la fanno. Non c'è niente da fare. E poi meno zuccheri, meno grassi, meno panna. E adesso bisogna farla raffreddare. Ecco qua. L'abbattitore, te lo do io l'abbattitore, mettiamolo al fresco 3-4 ore, l'ideale sarebbe fare la sera per la mattina per la sera, comunque 3-4 ore che si raffredda e poi tagliamo. Sono passate 3-4 ore, è fredda, bella dorata senza bisogno di caramellizzare niente, adesso dobbiamo tirarla fuori da qua perché sennò facilissimo, come fa a attaccarsi. Via la carta forno e ci mettiamo il piatto. Bella no? Un pochino di zucchero a velo, però poco, perché francamente a me piace anche così. Ne metto pochissimo.